mi ricordo che eravamo in casa e io ero stato a un matrimonio alla Changuetle, già alla Changuetle. Vengo a casa dal matrimonio, là è arrivata prima l'acqua. Allora mi dice che mi telefona la cucina, la dice: guarda che Kiga in l'acqua, dobbiamo sgomberare la stalla perché. Ma io non pensavo mai che arrivasse anche a Mirabello. Io abitavo in via Gioecche, numero 48A, cioè a un chilometro e rotti dalla statale qui. E difatti il giorno dopo è venuta, però ha allagato la parte, venendo da Madonna Boschi, la parte destra, perché è più bassa molto. E dopo un giorno è arrivata anche in casa mia, piano piano, piano piano. E abbiamo dovuto sgomberare i mobili, e abbiamo portato su qui quelli che corrono, gli altri li abbiamo attaccati, loro che rincorrono nelle case, i trav, sa. Abbiamo attaccato i travi e poi si dormiva su. E si veniva giù, no, non ne abbiamo preso per la scala perché c'era l'acqua, venivamo giù come le galline dal pollaio, avevamo messo una scala al di fuori della finestra e si veniva giù. E dopo io andavo a lavorare. Però qui in fondo, cioè all'inizio qui della statale, lì adesso dove c'era prima quello lì che vende i detersivi, hai capito, da Paltrinieri, lì avevano messo una delle accelere gemme allora, era una cosa, un poliziotto, perché per venire fuori ed andare, perché venire fuori venivamo fuori in barca, avevamo una barchettina, e allora lì ti facevano un permesso, e quando eri lì controllavano, e anche quando andavo dentro per paura del saccheggio. E come ti dico, si andava a casa, ma allora non è come adesso là in Douai Nuit al terremoto che hanno fatto il CAE, ci portavano qualcosa. Chissà, ti è capitata la disgrazia, ti dovevi arrangiare. L'unica cosa, mi ricordo che con una barca venne il dottor Vittore, che era un dentista qui in Mirabella, non so, molti si ricorderanno, era poi un meccanico, non era neanche dentista. E ricordo che venne con una cesta di pane e al deve una quec pagnotta a qualcuno che era sulla strada. E di fronte a casa mia abitava il nonno di Andrea Gamberini, quello lì che è elettrodomestici. Ricordo che anche loro, purras, allora erano tempi duri, la grida della miseria. Sulle siepi, c'erano le siepi allora intorno alla casa, ne vediamo adesso che fanno mura, ci siamo cementati tutti che parenti di cose. E le lumache, gli era gnu di su, e lui mi ricorda con una bacinella, quella era la sua barca. C'è una volta in tal bagno, una specie, non era una bacinella, gli era un po' lunghi. E andava lì e veniva a casa con queste lumache. E poi dopo, io mi ricordo la sera, ci andava là a casa sua, che lui le puliva, ed era la cena di quei giorni, non solo quello, però allora è così, è stata dura perché è stata più di un mese. Dopo mi ricordo che dicevano la strada Elta, era quella, perché dicevano, ma come, è venuta l'acqua, l'acqua la gnude in su, si è mai visto, l'acqua di solito va sempre in giù, va verso il mare, ed era venuta a Mirabello, perché là la strada non avevano, insomma, l'aveva fatta da barriere, e allora l'acqua veniva su. E difatti alla fine, quando siamo stati alla fine, che era andata via, hanno detto che avevano tagliato questa strada, perché si vede che là c'erano delle cose anche più interessanti per da non dover allagarle. E allora andai alla strada, nel giro di una giornata noi non avevamo più l'acqua.